un saluto ai nostri telespettatori. Allora, a mezzanotte e 34 minuti è iniziata ufficialmente la stagione estiva, lo si evince anche dal nostro look un po' più leggero, un po' più sbarazzino, in maniche di camicia, perché chiaramente... L'ultima volta capitò in inverno perché la crema del cornetto mi andò sul petto dell'aereo. Adesso invece, perché le temperature cominciano a salire, siamo entrati ufficialmente nell'estate e quindi chiaramente bisogna anche un po' alleggerire. Per voi amici dell'Ariete, l'estate, almeno l'inizio dell'estate, è sempre un po' problematico. In effetti c'è questa presenza del sole nel segno del Cancro, che per voi è una presenza piuttosto ingombrante, perché va ad agire sulla vostra forma fisica. Questo è il periodo in cui molti di voi magari dovrebbero prendersi delle vacanze. I primi giorni di luglio, ma anche gli ultimi di giugno, sono il momento ideale per voi amici dell'Ariete per riposarvi, se volete riposarvi. Se invece intendete le vacanze come momento, no, per vivere anche delle avventure, penso magari ai più giovani e single, questo magari non è il momento giusto assolutamente, anche perché questa Venere crea parecchi contrasti a livello sentimentale e nella coppia anche ci possono essere diversi problemi, confermati tra l'altro da questa luna in transito nel segno del Capricorno, che renderà questa giornata piuttosto tormentata, sia perché riceverete degli attacchi, sia perché voi non vi sentirete a posto né fisicamente né psicologicamente. Andiamo al segno del Toro, bellissima